sereni, tranquilli e pacifici. Questa è la visita di cortesia. Magari potevamo portare dolcetto, tu pastarelle. Sì, ma questi sono naturalistici, si sono buttati sul vegetale, eh? A me mi sembra tutta una buffonata, comunque. Sempre negativa te, eh? Sempre negativa. Permesso? Buonasera. 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 Buon appetito. Fate l'invasione. Prego, prego. Accomodatevi. Mazza, è carinissima qui. Stupenda l'idea delle candele. Come la casa de Coso che c'erano le foto su Casa Viva, Marissa? Mi pare di sì. Allora, come va? Non c'è male, grazie. Ha visto che bella serata, eh? Fresca. Dice che stasera ci stanno tutte le stelle cadenti. Una buona occasione per esprimere. Ma non è quello che fa il benzina lo spot dell'IPC? È lui in persona. Mi pareva più caruccio, mi pareva. Mi pare che ci sono stati un attimino di problemi. Sì, un attimino. Mio cognato è un pochino irruento, ma è tanto una brava persona. E io penso che dovreste fare un piccolo sforzo per venirvi un po' incontro, Ruggè? No, ma io, certo, per esempio, riconosco di aver sbagliato a dargli una pizza. Gli ha dato pure una pizza. Sì. Ma guarda che ha cominciato lui, eh? Sì, testimonio. No, mi dispiace, non è andata così perché c'ero io. Poi tra persone per bene le cose devono risolvere con la buona creanza, no? Senti che faccia tosta. E non si vergognano, eh? Non si vergognano. Dica? Sì, dico. Dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari. Va bene? Tutta sta roba. No, scusa, Betta, scusa. Sentiamo prima cosa vogliono i signori, eh? Ecco, bravo. E poi, per favore, non buttiamo subito in politica. Politica, appunto. No, comunisti, fascisti, ancora. Fascisti. Signora, noi prima di tutto siamo concittadini italiani. E come diceva giustamente il brigadiere, ci possiamo mettere pure d'accordo fra di noi, no? Giusto. Metterci d'accordo su cosa, scusi? Su questo spiacevole qui pro e quo. Ma perché? Che non si dice così? No, no, guardi, lei dica pure come le pare. Ma la questione non è tra noi due. In Italia ci sono ancora delle leggi. Ma guardi che lei era buttata sul personale. Ma come lei va dai carabinieri, fa le denunce, fa... E per forza. Voi andate in giro con le pistole a fare il tiro a segno. C'è stato anche un ferito, lo sa o no? No, ammesso e non concesso che le cose sono andate come dice lei. Dico, ma c'è una denuncia della presunta vittima? No. No. E allora? Ma che bisogno c'è di mettere in mezzo i carabinieri e di rovinarsi le ferie? Bravo. Ammazzo, mettiamoci d'accordo tra di noi, no? Perché scomodare le leggi? Tanto quello è un poveraccio, uno straniero, senza diritti. Sa cosa le dico, signor Mazzaluppi? Il suo è un ragionamento da mafioso. Questa è mafia. Oh. Giusto. Ma scusa, perché devo offendere adesso? Noi siamo venuti qui carinamente e simpaticamente per parlare, in amicizia. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei. Ma scusi, perché che le ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose. Quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, bravo, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Senta, che ne sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti li ho votati tutti. Tutti. No, mi consente un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, state sempre a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai qual è la verità. La verità è che non c'è stata a capi più un cazzo. Ma da voi! Lo sai, sei arrivato anche tu, ma lo senti a questa qui? Scusate, dottor, ma a me mi pare che aveva ragione un signore. Visto. No, perché se voi la volete buttare per forza in politica, io le devo dire che io di politica non me ne intendo. Per me la politica è una zozzonata. Però una cosa l'ho capito. Che a noi adesso, ci tocca lavorare per riparare i danni che avete fatto voi in 40 anni di malgoverno e consocialismo. Ma noi chi? Noi chi? Noi sinistra? Noi comunisti? E quale malgoverno? Quale consociativismo? Fino alla liberazione ci hanno sbattuto in galera, dal 48 in poi ci hanno cacciato via da tutte le funzioni pubbliche. I nostri spazi ce li siamo conquistati in difesa con le nostre forze, il nostro talento, le nostre intelligenze. Non so se è chiaro, Alessandro! Bravo! Perché mi leggi il giornale? Ma ha mai aperto un libro in vita sua? Sì. Io credo di no. Glielo dico io l'ultima cosa che ha letto lei. Il libretto di istruzioni del suo cellulare. No, ma che c'entra? Scusi. C'entra? Perché nei libri che lei non ha letto c'è scritto che in questo paese c'è stata una dittatura lunga 20 anni. Razzismo, intolleranza, guerra, deportazioni. E se lei ritiene giusto che un ragazzo africano senza casa né lavoro alle soglie del 2000 non abbia nessun diritto, allora vuol dire che quella tragedia è stata inutile. Ma scusi, ma che paragoni sono questi? La dittatura, gli ebrei... Ma lei quanti anni c'ha? 45? 43? 40 a giugno, piano. Ecco,
Appunto, ma pure io sono del 55. Ma noi non c'eravamo nemmeno a quell'epoca, ma perché si scalda tanto? Io sì, è vero, io dei libri purtroppo non letti pochi. Ma ho lavorato tanto e mi sono tolto tante soddisfazioni. Sì. C'ho due negozi, mi sono costruito casa, c'ho una famiglia unita e sono contento. Sì, io sono contento. Anch'io. Guardi, e non mi sento assolutamente inferiore a nessuno. E tantomeno mi sento inferiore a lei. No, ma con questo io non voglio offendere, eh? No, però se mi permette un consiglio, lei dovrebbe, come dire, un pochettino rilassarsi e poi divertirsi pure di più con i suoi amici, con sua moglie. Ecco, mi posso invitare tutte e due lei e la sua signora domani a fare un giro in barca con me? Giusto, bella idea. No, grazie, comunque io non sono la sua signora. Mi dispiace. Peccato. Vado a vedere la prima donna. Sarà per un'altra volta. Ci siamo fermati pure troppo, i signori stavano mangiando. Buonasera a tutti. Arrivederci, buon proseguimento. Sono molto contento che abbiamo risolto questa cosa, eh. Ragazzi, salutate il signor Molino, per favore. Arrivederci.